Everybody, benvenuti a tutti in questo nuovo video su The Crew 2, 27esimo episodio della serie, ragazzi. Dopo e siamo qui. Quella che è stata una breve pausa di una settimana circa. E come potete vedere, siamo con una nuova barca. Perché sì, siamo a novembre, c'è stato il drop mensile. Vehicle questa... drop, bestia! Sì, vabbè, quello che è. Ho messo soltanto una parola. Qui c'è Clarence che lo salutiamo bellamente. Sì, mi mandi, c'è il francese che sta guidando una barca. Almeno, sì, anche se è francese, ha le palle di gareggiare su altri circuiti. Vero, Tio? Esatto. Esatto. Che Tio, io faccio anche questo. Non ho visto la curva. Se l'ha guardato lunghissimo. Io l'ho presa larga. Se la curva, non si ferma invece più. E niente, questa è la barca che ci hanno appena dato. Ciao. Sì, anche se mi viene addosso, No, sì, com'è la nuova barca? Allora, sterza molto poco, però mi sembra parecchio veloce. Allora, la nuova barca è a due punti inferiore al Vector, esatto, di base. E infatti sto guidando il Vector, perché è più veloce il Vector. Io volevo far vedere questa, che è la nuova barca, che come potete vedere è stranissima. Dietro a me piace un casino, è fighissima. Non so che senso abbia fare una barca così, però è figa. Davanti invece è... no, cioè è tipo cicciona davanti. Siamo in quarta posizione, io sono davanti a noi, in terza. Io sono in terzo, io come se stessi vincendo. Ah già, è vero, sì, è vero, sì. Vado a inchiappettarmi, Victor! Attenzione, ci provano entrambi all'interno! Ed è un sorpasso riuscito per entrambi, un colpo solo. Attenzione, sento puzza di formaggio francese. A me mi ha reso passato Victor, ma... ah, niente. Non gira. E niente. La gara finisce così con un secondo e un terzo posto. Per me è come se avessi vinto, mi ricordo. Arrivo virtuale. Questo è il mio risultato con le barche da inizio gioco. Ma soprattutto la gara più combattuta. Cioè, finalmente non una gara semplice come. Attenzione, pezzo e niente, pezzi, non riesco a prendere. Non riesco pure a... io. Dai, prendili! No, gli sto schivando! Dai! Ora puoi prendi! No, finalmente. Comunque il Vector si è fatto notare che è il più maneggevole, esatto, e veloce. Esatto, quindi adesso io faccio così e bellamente. Comunque il vehicle drop ci ha anche dato, tra la barca lì, la Audi RS3 da Pro Racing, ovvero da pista, l'auto da pista ci ha dato. Car. Ed è esattamente la macchina che adesso andremo a utilizzare nella prossima gara Pro Racing, ovvero Touring Car. Ok ragazzi, eccoci qua. Siamo per andare a fare la gara Pro Racing. Io sono venuto con questa bellissima R34 Itasha di Toradora creata dal nostro caro Virtu. No, questa volta vedrete tutti la macchina di oggi. Alesk, taglia, perché sei stupido. Taglia perché sei stupido. Oggi guideremo tutti una Ferrari 4884. Ma vedi che sei stupido, Alesk. Ma leggi le cazzo di informazioni. No, io posso cambiare macchina. Mi sa che siamo entrati su due gare diverse. A few moments later. Allora, tu devi accettare l'invito che ti do io. Va bene. Dettagli. No. Visualizza, accetta. Ok. Questa è l'Audi RS3R. Mi sembra si chiami così, no, non mi ricordo. RS3 Le Mans. Che è quella del touring car dell'Audi. Allora, sinceramente, le Audi non mi fanno impazzire. Cioè, nel senso, sono belle, però le trovo alquanto annoide. Però, comunque, dovrebbe essere un bel mostro da guidare con lo scarico singolo centrale dietro. Hai imparato proprio. Minchia, bene. Raga, ma è un mostro. È forte, Ha una tenuta, cioè, di velocità non è il massimo, però ha una tenuta di strada che è paurosa. Cioè, ho fatto la curva veloce il doppio di te. E tu hai una Ferrari FX. Ma tu ti sei beccato la scena tutti quei sei in testa di cazzo, non per dire. No, la curva. Io già primo tranquillamente. La curva. La curva l'ho presa male io. Ah ok, a posto. Comunque come tenuta di strada ci sta. Forse è un po' sottosterzante, però tutte le macchine da corsa un po' lo sono. Quindi vabbè, ragazzi, siamo già a primi secondi. Ma hai messo i pezzi della Ferrari sull'Audi? No, ho messo i secondi più forti. Vabbè, minchia, non è che non gira quell'auto. Gira? No, va abbastanza. Oh cazzo! Diciamo che io. Occhio che è più stretta del solito quella curva, Alex. L'ho visto. Diciamo che io pensavo che sovrasterzo o sottosterzo solitamente, però è comunque un'ottima macchina da guidare. Vabbè, la Ferrari non c'è un cazzo da dire. La FXK. Forse anche grazie
allo spoiler gigante che c'ha dietro e a tutti i diffusori sparsi. Qual è che mi sa che la puoi modificare quell'auto, eh? No, l'ho già provato, adesso ti cano. Ah no, non si può. Ok. Sì, secondo te non ci provavo. Ho lasciato la livrea di serie, ragazzi, perché così la potevate vedere. Tempo di farne una mia. E due, così vedete, perché comunque è molto bella. Hanno usato la livrea quella ufficiale dell'Audi, quindi ci sta parecchio. No, sono andato largo. Figa, c'è la curva lì che continua a pensare che sia giusta, invece è sempre leggermente stretta. Ho fatto male pure stavolta. E comunque, ragazzi, sto dietro a Virtu, cioè più o meno, tra virgolette. Vabbè, su alcuni punti ti faccio distacco, su altri punti riesci a prendermi. Ragazzi, ma devo frenare, figa, vado a 350 io, oh, non è che posso prendere la curva a 350. Esco io. Questo è il rettilineo. Intanto, non perdiamo mai NPC, li abbiamo annientati. Sì, proprio... ma totalmente proprio. Se solo riuscisse a prendere la scena... Io sul rettilineo, ti prendo proprio. Ti lascio proprio indietro sul rettilineo. Dicevo che questa macchina qua mi sa che è un po' più portata alle curve che ai rettilinei. Quella cazzo è da Ferrari. Il rettilineo mi dà tanta di quella pista. A parte che vabbè, proprio in questo giro sei andato parecchio bene. Mi hai distaccato. Che italiano sto dicendo? Ma minchia. Appena c'è un piccolo rettilineo te ne vai. No, ma è quest'auto! Vieni rettilineo! No, rettilineo! Esatto, cioè se lo mangia. Vabbè, sì, io non cambio mai. Cioè, allora, tipo su curva riesci a stare dietro anche meno di un secondo. Poi su rettilineo quasi 2 secondi ti faccio di distacco. Non so come, ma riesco. E con questo rettilineo inizia l'ultimo giro della gara. Guardate Virtu come si allontana. Appena fatto una curva a 299. E niente, direi che Virtu si è un po' abituato alla macchina e mi sta distanziando un casino. Niente, vinta. Easy for me. Drifto. Cerco di driftare, non riesco. Sto macchina qua è un po'. Rimane incollata. Ok ragazzi, io continuo a potenziarmi l'FXXK perché è un mostro, quindi... Io della Ferrari non ho ancora trovato il cambio. Ce l'hai ancora di serie. Sì. No, io ce l'ho tutto modificato, ce l'ho al 285, l'FXXK. E niente ragazzi, con queste due macchine gemelle, vabbè, sono finita a tracce spogli, va bene, ok. Questo non è capace, gemelle, questo non è buono, non è. Con queste due macchine uguali... Sposto le auto, sposto! Che cattiveria. Direi che è arrivato il momento di salutarci, oggi video veloce, sia... Oggi il video veloce! Per il canale che per il mio, così almeno... Superiamo un po' la mancanza di video e magari riusciamo a farne un pochettino di più. Non, niente di assicurato, ci proviamo. Quindi, direi che per questo video è tutto. Vi ricordo sempre di andare sul canale di Virtu. Qui video finito, se ci piace, quindi iscrivetevi al canale, qui video sotto fuori, ci vediamo con questo episodio sul canale di Alex. Scappo.